Da posta. Buongiorno, buonasera, sono DiCoprio. Ciao a tutti. Bentornati sul mio canale. Da quanto tempo non ci vediamo, eh? Nell'ultimo anno ho smesso di caricare un video su YouTube. Perché? Avevo aperto la mia pizzeria, questa, a Tokyo, ed ero troppo impegnato. Però da quel video carico i tantissimi video. Siete contenti? È vero? Allora, primo video. Vorrei conoscervi il vero ramen di Tokyo. Adesso il giapponese è troppo debole. Noi siamo poveri, no? Poveri, poverissimi cani. Voi siete ricchi. Allora, i tantissimi italiani sono venuti qua in Giappone, a Tokyo, hanno mangiato i cibi giapponesi, per esempio sushi, tonkatsu, takoyaki, dolce giapponese e ramen. Preferite ramen, no? Per esempio, i ristoranti di ramen famosissimi sono, per esempio, Ichiran, Ippudo, Afuri, Giangara, Schwachim, eccetera, eccetera. Sono buoni, buonissimi, però questi ristoranti di ramen non sono di Tokyo. Un vero ramen di Tokyo. Io sono di Tokyo, quindi ramen di proprio vero Tokyo. Solo io mangio, Allora, questo video vorrei conoscervi un vero ramen di Tokyo. Però questo posto non è ristorante di ramen, è un ristorante di soba. Conoscete soba? Soba è un noodle tipico giapponese, no? Così, no? Andiamo subito, però aspetta. Baiyu, per favore, iscrivete al mio canale, Subito, subito, iscrivete subito. Allora, andiamo. Yamo ya! La posta. La stazione si chiama Shinjuku Gyoen. Ecco qua, si chiama Sarashina. È il ristorante di soba tipico giapponese. A 3 minuti a piedi dalla stazione. Qui in Giappone fa molto molto caldo, quindi prima è birra giapponese. Eccolo! Questo è il vero ramen di Tokyo. Quanto è bello! Spettacolo! Guardate, guardate, spettacolo, ya! Quando verrete a Tokyo, spero che possiate provare questo ramen. È incredibile, mamma mia! È come un gioiello, no? Come Diego Armando Maradona. Anche i bambini adorano questo ramen, forse lo amano anche i napoletani, i romani, i milanesi. I ventini non lo so, non mi interessa. Certamente qui si può mangiare soba giapponese, no? Questo è soba and curry. Questo curry è tipico giapponese, come fatto a casa, no? È buonissimo. Grazie.
forse questo posto non sono mai venuti italiani, veramente. Il primo italiano è sei tu. Da posta.